Ciao, dunque, io sto attraversando il periodo delle bambole. Quello che mi coglie ogni tanto, solo quando ho dei momenti in cui sento di non avere delle buone idee da proporre in alternativa. E quindi quando a causa un po' anche di mia nipote e delle bambole che di seconda mano le sono capitate e che sono rimaste chiuse in un sacchetto, che mi dispiace vedere maltrattate, e questa vi garantisco che non è neanche messa malissimo. E allora niente, mi impietosisco e dato che mi sono interessata già l'anno scorso al discorso del rifacimento, al rifacimento, vabbè, sì, e quindi a rifare il volto delle bambole per motivi estetici, per motivi anche che boh, a volte non lo capisco, sinceramente. C'è gente che compra le bambole, poi le taglia i capelli, le compra, le taglia i capelli e le ricolora completamente, però poi ne tirano fuori veramente dei capolavori. Che diventano poi ovviamente bambole da collezione, diventano le famose one of a kind, le uniche nel loro genere. Queste sono bambole che sono datatissime. Adesso io ho gli occhiali, riesco a leggere 2003-2008. Questa è una Winx. È una Winx, poverina, veramente messa malissimo. E dato che ho scoperto che fare il cambiamento della faccia è divertentissimo, mi piace proprio disegnare con i miei con le mie matite acquarellabili e usare lo spray per fissare il disegno della faccia, succede che poi un po' inevitabilmente si finisca anche col dire: cavolo, però ho fatto un bel viso, peccato che abbia dei capelli così terrificanti. Io non vado a comprare bambole nuove per rifarle, perché non sono nel mercato, non sono una doll maker, non sono una che fa doll art, però questo tipo di hobby si può, per me più di questo sinceramente non è. Penso sia praticabile un po' da tutti, nel senso che se si sa disegnare e tenere una matita a mano e con un po' di pazienza provare e riprovare, qualche bambola finirà male, ma peggio di così, io sinceramente non saprei proprio come immaginarla. E allora si può provare a fare delle bambole che non esistono in commercio, se piace l'argomento della bambola. Io, tra l'altro, non sono mai stata da bambina una che andava pazza per le bambole. A me piaceva il Gigrobo d'acciaio, a me piacevano. Aspettate, non mi ricordo i robot che sparano i pugni, Pegaso. No, adesso non, dovrei cercare di ricordare, ma in questo momento non mi viene in mente niente perché sono concentrata appunto nel farvi vedere un pochettino, perché è inutile far vedere delle slides se poi non fai vedere in video effettivamente com'è la cosa. A una bambola come questa, io in un video precedente ho fatto una slide su come può cambiare il volto di una bambola se ridipinto. Questa non è la prima che ho fatto. Questa è, ho scoperto, perché poi devo andare, dato che ci sono sacchetti di bambole con le gambe rotte, il collo rotto, senza capelli, con capelli, ma anche pochi, ma anche no.
Poi ho scoperto essere una della serie Wings, una Icy Tricks, cioè una streghetta che aveva i capelli già fatti in produzione soltanto intorno alla faccia e tirati su in una coda, e poi aveva lo scalpo completamente colorato di azzurro e nient'altro, perché azzurri erano i capelli. Ed io avevo questa lana, ne ho messa tanta, a dire il vero, è esagerato, però volevo provare a fare una specie di Rebel Merida. Poi ho scoperto però nel cammin strada facendo che Merida ha, se qualcuno si occupa di bambole, se qualcuno conosce questi personaggi Disney, non so, io poco, a me è stato detto che somiglio alla principessa Merida, ma soltanto perché ho i capelli ricci. Questo è sempre mia nipote, chiaramente, fa questi paragoni. Oh, comunque Rebel è carina, poi è comunque Rebel un po' come me. Dicevo, questa bambola ha subito il rerouting, come lo chiamano in inglese, cioè il rifare i capelli completamente, pezzettino per pezzettino, buchetto per buchetto. Ci sono andata giù con una lana un pochettino grossa perché non avevo idea di come sarebbe il risultato, sarebbe stato il risultato finale. In effetti non è venuta esattamente come volevo, perché appunto dicevo, Merida è stata disegnata con un volto particolarmente rotondo e degli occhi particolarmente rotondi, mentre invece le Winx che io ho a disposizione, vedete, hanno, io devo prendere un po' quel che viene, hanno la fronte, vedete, non ha niente a che fare col volto di quella bambola, e io non posso cambiare la forma del vinile. Nel senso, non posso intervenire, anche perché le Wings hanno una testa, non so se è perché la plastica è vecchia o perché la giochi preziosi la fa così, perché questa è la ditta che le produce. Comunque sono delle belle bamboline, alla fine si possono, io vedo più elfi in questi, le vedo un po' elfe queste bambole, più che bambole tipo Barbie, che sono un pochettino, diciamo, più seriose, hanno proprio questi tratti un pochettino da fatina. Io adesso non so se le Winx sono delle fate o delle, da questo punto mi perdo, perché sono anche stati cartoni animati qui le serie si sono ispirate. Queste comunque, vedete, ha già una fronte molto larga, con la punta, l'attaccatura dei capelli a punta, cosa che Merida non ha. Se si va a vedere le bambole che sono andata poi a controllare un pochettino su internet, non sono andata in giro per negozi, non ci penso nemmeno, però proprio la faccia era più larga, e quindi ho provato a fare, ma giusto perché avevo questa arancione, questa lana arancione, non avevo voglia di andare a comprare dei capelli online per fare doll rerouting, a dire la verità, proprio perché sono bambole molto molto vissute, quindi non avevo idea di come sarebbe stato poi il risultato finale. Io ho pensato, e appunto sono rimasta un po' delusa, perché ho detto, sì, però questa di Merida ha ben poco. Infatti io poi ho aggiunto delle ciglia esagerate, che sono poi ciglia che vendono anche i cinesi, dove cerco di non andare, però se devi spendere poco per fare degli esperimenti, i loro prodotti potrebbero anche essere, andare bene, insomma, per lo scopo. Questo per farvi capire soltanto, forse perché c'è questa moda da anni di cambiare le bambole, forse è comprensibile se si fa un paragone tra questa e questa.
Effettivamente nasce questa moda, questo hobby, questo che è diventato per alcuni un vero lavoro, che inizialmente nella Doll Art era nata con le bambole di porcellana, che poi sono diventate bambole con la possibilità di muovere con dei giunti particolari le articolazioni, eccetera. E ho dovuto fare tutta una ricerca su questo per capire come si è arrivato poi a lavorare su bambole commerciali come le Barbie, come le Monster High e come altre bambole che in alcuni paesi non sono esattamente reperibili. Su Instagram io tempo fa avevo convinta di non fare altre bambole nella vita, postato una Winx, una di queste, perché si vede che la signora che regala di seconda mano le bambole a mia nipote aveva delle figlie o delle nipote a sua volta che giocavano molto con queste Winx o guardavano i cartoni animati delle Winx. Di conseguenza ce n'erano di tutti i colori e mi sono fatta anche lì una bella scorpacciata di notizie, tipo i loro nomi, che capelli hanno, per scoprire che hanno, come tutte le bambole di adesso, capelli un po' che non sono forse più quelli di una volta. Io non dico usare capelli umani come le bambole di un tempo, però insomma, quando penso che una bambola costi intorno ai 20 euro, se non di più, dipende anche da come è vestita, da che edizione è, eccetera. Forse varrebbe la pena per la ditta, qualunque ditta di bambole, aggiungere qualche pelo in più sulla testa, perché in fondo, dato che si parla di nylon e di nylon che è un inquinante estremo, comunque se ne fa un abuso, non vedo perché non aggiungerne qualcuno. Ripeto, questa qua proprio aveva lo scalpo, io l'ho pubblicato su YouTube, completamente vuoto, aveva soltanto la testa dipinta di azzurro e aveva i capelli sull'intorno perché la conciatura era con una coda così, tirata su così. E questo per loro giustificava il fatto di non mettere altri capelli. Lo trovo poco serio, trovo che poi una bambina quando disfa la conciatura originale si trova una bambola che non ha capelli praticamente. O li metti come erano, oppure ecco perché forse poi vengono giocate male, tra virgolette, perché non vanno incontro alle loro esigenze. Insomma, il bello della bambola poi alla fine qual è? Il viso, ma soprattutto le bambine si concentrano sui capelli. E succedono infatti dei disastri pazzeschi, come è successa questa, che io ho già trattato con lo spray della Mr. Hobby, che è una marca giapponese, è una Winx, credo che sia Tecna, perché Tecna delle Winx ha i capelli viola e questa ce l'aveva assolutamente fucsia, corti e molto rovinati, li ho già buttato via, però li ho fotografati. Adesso è possibile che io vada a fare un tutorial per chi ha voglia, e qui mi rivolgo alle mamme, alle zie, non a doll maker, perché io non sono una doll maker, io non sono una che fa OAK, però mi ci diverto ogni tanto. Come vedete, questa era stata un pochettino più fortunata, io spero si noti, perché ha più buchetti sul cranio e più questa linea di demarcazione dove i capelli probabilmente erano spostati sia da una parte che dall'altra. Io l'originale
La devo cercare su internet perché non so come fosse fatta. Poi le bambole nella confezione generalmente mi sembra di aver inteso che tendono a ingannare un pochettino, possono essere delle grandi sorprese, come no. Quella della bambola che io ho già fatto, cioè Trixie Eyes, mi pare, sì, la streghetta, quella che ho fatto vedere con i capelli arancioni di lana. Effettivamente, se fossi stata una bambina, mi sarei incavolata nello scoprire che sciolti eventualmente i capelli, si sarebbero trovati una zucca completamente senza capelli. Comunque, come si fa a rifare i capelli? Io faccio questo tutorial per a uso e consumo di chi proprio ne ha voglia, nel senso che non vuole essere un tutorial per professionisti, ma solo per persone che hanno la voglia di provare a cimentarsi in questo tipo di passatempo. La metto lì. Dunque, per questa bambola io non compro neanche la lana, sinceramente non ne ho voglia. Ho preso degli scarti di maglioni che erano già stati fatti e lana già usata. Questa non è neanche particolarmente morbida, ma ho visto molte bambole con i capelli bianchi. Bianchi e ho visto su Pinterest delle bambole che sono diventate, poi sono state trasformate in elfi o non so, in bambole molto molto particolari che richiedevano proprio esteticamente, io credo, un tipo di cappello neutro, proprio magari anche spettinato, magari anche un po' da strighina, non so come dire. E così ora vi faccio vedere questo che è il cappello che io poi andrò a diciamo pettinare, diciamo disfare più che altro con un pettine per ottenere un numero di fili il più possibile sottili per non rompere il vinile nel momento in cui poi andrò con questo strumentino che è fatto con l'impugnatura di una lama. C'è anche il buco di un tarlo e un piccolo mandrino che mi consente di tirare fuori quello che poi è il rerouting tool, che costa una barcata di soldi, ma, non, ma si può tranquillamente rifare. Permette di infilare l'ago. Qui c'è un po' di rimasuglio di un ago che verrà tagliato in posizione obliqua per avere una parte. Quest'ago è tremendo, è anche sporco. Praticamente a V con una specie di, non so se si vede, insomma, un ago da lana normale. Da tagliare con una pinza in verticale e in senso obliquo per poter acchiappare. Adesso lo rinfilo nel mio rerouting tool improvvisato. Ecco qua, viene fissato. Questo anche l'ago è storto perché è ancora fresco del routing che ho già fatto. Queste teste dure delle Wings viene infilato, si picchiappa e si prende il filino che verrà poi infilato. Non so se si vede.
che verrà poi infilato dentro la testa in questo modo e voilà. Poi dentro ci andrà messa della colla per fissare i capelli alla bambola. Adesso io la risfilo perché ora posso farlo. Quando ci sarà la colla non potrà farlo più. Come si fa? Si prende un gomitolo di lana, che non è neanche particolarmente bella, però penso che farò. Non ho idea di cosa verrà fuori, sinceramente, perché quando io poi disegno, finisco sempre un po' come col disegnare delle bambole, che i visi di bambole come quelle che facevo quando andavo a scuola di moda, quindi si tracciavano visi di donna, poi vabbè, c'era da disegnare, lavorare sul vestito più che altro. E quindi questa è un po' un'introduzione, ecco, a tutto quello che gira intorno a questo, che potrebbe sembrare un'estrema follia, e non nascondo che potrebbe anche esserlo. Comunque, si prende questa lana che si ha o che si può anche andare a comprare, qualcuno la compra 100% acrilica, perché poi può essere piastrata, può essere pettinata e diventa quasi lucida, simile ai capelli originali delle bambole. Io non vado a comprare nessuna lana, questa l'ho soltanto tagliata, arrotolata intorno a un cartone. E poi, stabilendo la lunghezza, considerando che dovrò prendere il rerouting tool, vabbè, questo qui adesso è impossibile, più o meno a metà della lunghezza della lana, e andrà infilato nello scalpo, la lunghezza si capisce più o meno da. Dovrò incominciare dal tutto intorno per poi man mano riempire la sommità della testa. Io lo faccio prima di rifare la faccia perché non so se non so cosa aspettarmi da questo rerouting. Non penso grandi sorprese. Comunque, quando si ha un certo numero di capelli, che molti fanno vedere nei tutorial essere tutti belli, allineati, comunque l'importante è che siano tutti più o meno della stessa lunghezza, come in questo caso. Poi si fa così, si piegano a metà. Si fa questo nodino, adesso io provo a farvelo vedere, infilo. Allora, infilo in questo modo e lo vado a sistemare su questo bastoncino di bambù. In questo modo avrò della lana appesa a un bastoncino di bambù che però, se pettinata partendo dalla fine, si dividerà. Questa è una lana anche abbastanza grezza, di conseguenza è già possibile vedere adesso i fili, vedete? Un po' spagosa, per quello dico non so poi come verrà la bambola, non è nuova, quindi io avrò tanti di questi filetti e quindi penso che verrà una creatura dei boschi, qualcosa di un po' selvatico, ma non so, qualcosa di molto simile. Adesso vi faccio rivedere la sequenza. Allora, avrete, riassumendo, tagliato un po' della vostra lana, tenetevene un po' da parte
nel caso venisse a mancare, non a mancare in quel senso, a mancare per quantità. Allora, beccate il centro con un dito, allargate, pinzate indietro e andate a infilarlo tirando nel che tutorial, ragazzi. Allora, rifacciamo un'altra volta. Io vado a prendere la metà della mia lana. Faccio questo lavoro, rifaccio. Allora. Ok? Questo lo faccio anche quando devo fare quando devo stendere come si dice, le cinture, chiamiamoli cinture, le allacciature degli accappatoi, così il vento di Genova non me li porta via. E vado a prendermi i capelli. Ora, io potrei, come ho detto, essendo questa una lanaccia, no, veramente è un momento, questa è lana di pecora, eh? Quindi non è esattamente lanaccia. E so anche da dove proviene, mi ricordo, me l'ha data mia suocera che sapeva fare le calze molto bene. Allora, rifaccio vedere il nodino. Io passo indietro e ecco qua. Ovviamente non attaccherò lo stecchino alla testa della bambola. Questo è soltanto la preparazione di questi che diventeranno, aspettate, tanti filini che io ho già diviso. Vedete? Ogni filino, il divertimento è qua. È diabolico, stiamo rasentando quasi il masochismo. Verrà ogni filino verrà, adesso vi faccio vedere, preso con il rerouting tool, chiamiamolo così, e infilato. Facciamo vedere. Questo lo posso anche togliere. Vedete? Ve lo faccio vedere in un buco, il primo buco che mi capita, infilato dentro, così. E man mano la testa della bambola andrà a riempirsi di questa lana. All'interno del tutto poi verrà infilata della colla il più possibile fluida. Si usa normalmente una colla per tessuti. Io userò invece, qualcuno usa il Vinavil, altri che non vogliono spendere troppi soldi possono spendere, ma possono, si può usare qualsiasi colla universale, purché sia trasparente, avendo l'accortezza di non, scusate, sono ancora un po' raffreddata, avendo l'accortezza di non andare a di non debordare, di non uscire con la colla dalla testa, perché poi si attacca. Io l'ultima volta ho usato il Bostik universale trasparente, che ha un po' un odore forte, ma dal momento che ho cancellato la faccia con l'acetone puro, puoi immaginare a me che problema può creare usare un po' di colla. Questa poi sarà una colla presa molto rapida, di conseguenza fa presto asciugare. E fatta la testa, poi passerò al repainting con matite, ripeto, acquarellabili, molto
con la punta fa proprio ben, come si dice, temperata, bella puntita, e poi pastelli in polvere, quei blocchetti colorati per dare il tono della pelle che io desidero. Ovviamente questa bambola ha un corpo che adesso non ho, ma non è fondamentale che voi lo vediate, perché le Winx hanno tutte questi corpi da Barbie, con questa strana torsione del busto fatta, non so perché l'hanno fatta così, obliqua. Ma ecco, insomma, questa è l'introduzione. Io vi rifaccio vedere ancora come faccio a preparare i capelli, ma ci vuole veramente poco, non ho intenzione di passare qua delle giornate a preparare i capelli, anche perché il fatto di infilare le ciocche nella testa, quello è forse la parte un po' più noiosa. Qualcuno ci si diverte, nel senso lo trova molto rilassante. La signora Ilari, che mi ha venduto dei capelli per una make to move, della Barbie make to move, che anche lì mi sono trovata in una situazione spiacevole per i capelli, e l'avevo comprata per me. Ora tu dimmi se alla mia età una bambina si risveglia con l'attenzione per delle bambole che prima non aveva. Però ripeto, non è colpa mia, tutto è nato dal fatto che mi piace rifarle, non comprarle. Ho la fissa della, come si dice, del restauro. Ecco, io ho restaurato mobili, quindi giustamente mi ci mancavano le bambole. Ma l'assurdo è che qualcuno potrebbe pensare, in effetti, questa, ma che artista è? Si spaccia per artista quando, fino a qualche tempo fa, altro non faceva che dipingere a olio. Effettivamente era così. Potrebbe anche essere un inizio di senilità, non lo so. Ma dato che ritengo alla mia età di non dover dare delle spiegazioni a nessuno, faccio un po' quello che cavolo voglio. Nel momento in cui mi sono interessata alle One of a Kind, a queste doll, che poi il bello è che io non ho voglia di fare vestiti, non sono capace. Sì, vabbè, potrei prendere la macchina da cucire, ma no, quello proprio mi rifiuto di farlo. Ecco, io ho finito di tagliare di sistemare i miei capelli. Vedete come si presentano bene? Ecco, adesso io poi li pettinerò, e vi accorgerete di come sarà il risultato della pettinata nel momento in cui vi mostrerò la testa, perché ora far vedere come si pettina la lana non mi sembra, non ho neanche un pettine quindi adeguato per poterlo fare. Lo faccio in bagno per non lasciare lana dappertutto, e comunque partirò dal fondo. Un po' come quando devo pettinare i miei capelli, perché essendo ricci bisogna sempre partire dalla base, non dalla base, dalla fine, per togliere i nodi. E pian piano, ma già adesso vedete, si stanno dividendo, è proprio il tipo di lana che concede questo privilegio di non perdere troppo tempo. E poi pian pianino, con questo strumento, cambio lago sicuramente, perché questo è stortato, e incomincerò a infilarlo nella testa come vi ho spiegato. Questa sarà la lunghezza del capello, perché io questa parte la infilerò anche quando sarà divisa, dentro
il mio ago, per cui prenderò il centro quando avrò disfatto e lo andrò a rifaccio vedere nel caso ci fossero ulteriori dubbi. Io qua, questo è un pezzettino corto, ma lo uso lo stesso. Prendo il centro e lo ficco dentro alla testa della lampada. E voilà. E lì resta, non si muove assolutamente. Adesso, man mano che guardo, effettivamente verrà un po' selvatica. Sì. Potrebbe essere non è il massimo dei capelli, perché poi, boh. Ci vediamo dopo. Oh, guarda, se ho avuto un attimo di. Mi sono fermata un attimino a pensare, però no, ci potrebbe essere quell'elfa selvatica che, boh, la streghetta, boh, quella vecchia streghetta con i capelli lanosi. Vediamo un po' come finisce la storia. Ci vediamo fra pochettino per aggiornamenti. Ciao! Dunque. Adesso passiamo a vedere un attimino gli aghi che servono per fare il rerouting. Allora, sono aghi da lana e vengono scelti in base alla grandezza della cruna. Come vedete, spero, uno è un pochettino più piccolo, l'altro è un pochettino più grande. I più piccoli vengono usati per, a parte il fatto che si potrebbero anche spezzare nel tagliarli o nel fare il rerouting, vengono scelti proprio perché, diciamo, nel cercare di essere accurati e presentare la bambola al meglio, si parte sempre già in fase di fabbricazione, dalla cura che si crea. Che si fa nel fare il bordo della testa, perché se la fronte viene scoperta si vede diciamo un bel insieme di capelli. Questo in tutte le bambole. Per preparare l'ago, dicevo, deve essere tagliato con una pinza a forma di diciamo con una forma a V in cui un vertice sia più lungo dell'altro, perché questo aiuterà a raccogliere il materiale, il tipo di capello che si vorrà infilare nella testa della bambola, sia esso di nylon fatto apposta per bambole, sia esso per sia lana o altri tipi materiale. Ora io vado a tagliare. Cercherò di, è molto difficile per me riuscire a farvelo vedere. Comunque, vado a tagliarlo in questo modo. Vedete, non è dritto, è a V. Non ho una telecamera sufficientemente piccola precisa per riuscire. Bisogna stare molto attenti agli occhi. Ecco qua. Ora vi faccio vedere la parte che ho tagliato, sì, e che non ci serve, e la parte che rimane. Il taglio non è precisissimo, avrebbe dovuto essere un pochettino più lungo in questo punto, ma so che riuscirò a usarlo in ogni caso, perché ho, vedete, qui c'ero riuscita un pochettino meglio. Dovrebbe essere così, più o meno. Credo che si veda.
una parte un po' più lunga, una parte un po' più corta. Ora vado a svitare e a sostituire il mio ago. Vi faccio vedere i capelli, dicevo, pettinati. Ci ho messo un attimo perché tiro fuori un pochettino di più perché così sono sicura di infilarlo bene bene nella testa. Forse il mio ago è un pochettino corto, ma tiene. Ok. Qui vado a usare questo. Alcuni usano degli aghi lunghi e fanno dei nodi all'interno della testa. Ci sono vari modi per fare il redoing. Io questo lo scelgo perché è più veloce. Dicevo, ho pettinato con questo pettine. La mia lana e come vedete si è divisa velocemente. Era formato ogni diciamo ogni è formata da 4 giri di lana. Ora vado a sfilarla. Disfiderà il nodo e quello che io otterrò è questo. 1 2 3 4 4. Questi sono 4 fili di lana e chiaramente vado a cercare il centro. Alcuni appoggiano la lana sulla testa direttamente. Potrei provare a farlo anch'io, ma sono abituata a... Abituata. L'ho fatto 2 volte, vabbè. Per questo dico, si può fare. Vado a prendere, vedete, la lana, la tiro indietro. Ah, no, devo rifare perché non si è visto. Guardate che è molto più semplice. Allora, dov'è? Con la parte più lunga dell'ago tagliato, prendo il filo. Ok? A questo punto, con la bambola, sì. Vado a metterlo nel primo buco utile. Avevo detto che le teste delle Winx sono dure, eh? Via, rifacciamo. Lo so, ci vuole un po' di pazienza. Allora. Rincominciamo. Andiamo a usare un ago un pochettino più spesso allora. E senza perderci d'animo, io poi devo andare a cercare l'ago che mi è saltato. Mi raccomando, proteggete gli occhi, eh? Vado a prendere, ecco, questo è un ago un pochettino più grande e resistente. Vado a infilare nel buchetto della fronte. Si spinge e la prima ciocca infilata. Così lo faccio con gli altri 4. Prendo la metà, prendo con la parte più lunga dell'ago il filo
mi avvicino il più possibile al buchetto in prossimità di quello che ho già reruttato. Scusate, manco di serietà. Vabbè, ciò no, non significa che io non stia facendo le cose fatte bene, eh. Vado a prendere il mio filo, che è il quarto, e lo vado a infilare esattamente qui. Come vedete, la testa della bambola si sta incominciando decisamente a infoltire e basta veramente poco per ottenere questo risultato. Quarto filo, cerco la metà, infilo nell'ago. E vado a infilare nella testa, poi un pochettino così la sfilo. Vedete, rimane proprio bloccata all'interno. Sarà poi la colla a fissarla del tutto. Ora sfilo ancora un attimino. Questo è il primo tutorial che faccio sul rerouting dopo averne visti milioni, decisamente migliore del mio. Ma alcuni non sono neanche in lingua italiana. Allora, mi prendo le ciocchette avevo detto che era una lana un po' grezza, questa, ma vabbè. Voi, se potete, prendetela, magari se volete farla con la lana fatta da acrilica, perché probabilmente scivola di più. Questa invece è, l'ho detto, un tipo di lana pura. 100% lana. Infatti è bella resistente, eh? Spaghetto, quasi spaghetto, spago. Allora, vado a mettere la lana nel mio aghetto, vado nel prossimo buco e infilo facendo un po' di forza perché la testa delle Winx di queste bambole è fatta di una plastica particolarmente dura. Barbie, mi sembra siano più morbide. Non so se dipende dalla bambola in sé, perché nuova non l'ho mai toccata, o dipende dal fatto che è vecchia, quindi ha subito sbalzi termici non indifferenti. Ora, se riesco a fare questo è meglio, perché quando poi se volete potete fare questa operazione direttamente per averli già belli pronti, così il lavoro è spedito e non sembra lungo come lo faccio sembrare lungo io. Non è lungo, non è così pesante come sembra. Vado nel prossimo buco, infilo e tiro fuori, e così a procedere. Prendo la metà, infilo nel lago, tiro leggermente indietro, ecco, questo che sto facendo, voglio sia chiaro, è un lavoro che se faccio io lo possono fare tutti. Non tutti i lavori che faccio possono fare tutti, attenzione, ma questi sì, questo decisamente sì. Ora mi vado a tirare fuori ancora un pochettino di, faccio un altro ciuffetto, poi il resto sarà tutto lo stesso lavoro
in tutti i buchi della testa, nei casi in cui vi dovesse capitare una bambola in cui i capelli sono veramente pochi, potete prendere un ago e scaldarlo sulla fiamma della vostra cucina, dei vostri fornelli o un accendino, la lampada, qualunque fonte di calore, scaldarlo per creare ulteriori buchi nella testa della bambola, là dove non ci sono, quindi mancano capelli, a quel punto li create voi e andate ad aggiungerli. In questo modo, io parlando, vi faccio vedere che non è questa gran difficoltà. Ci vuole solo, sì, un po' di pazienza, ma se si ha un po' di tempo, un po' di voglia, poi il risultato è, si vede immediatamente, di conseguenza dà una certa soddisfazione, dà la forza per affrontare la grande sfida. Vedete? Com'è preciso? Io lo faccio ancora una volta, poi ci rivedremo quando il video sarà terminato. Il video, scusate. No, è che io parlo. Ma mentre lavoro, in realtà sto pensando a quello che sto facendo, mi concentro tanto che. Questa sarà una nuova bambolina. E qui andrò a coprirla, qua dove ci sono tutti questi buchetti e dove la testa, probabilmente i capelli erano diversi. Ovviamente non ci troveremo più di fronte a Tecna coi capelli viola, ma a un qualche personaggio che inventeremo cammin facendo. A dopo! Eccoci qua. Allora, terminata tutta la testa, che adesso ovviamente appare una palla in forme di lana, ho coperto tutta la parte esposta della testa per non farci andare sopra la colla, in quanto adesso andrò a versarne una buona quantità all'interno. Io userò una Bostik super trasparente perché è liquida e il fissaggio è veloce, ma soprattutto la tenuta è forte. Come ho detto, qualcuno usa il Vinavil, qualcuno usa preferibilmente della colla per tessuti. Io invece ho questa che trovo comunque essere buona perché diventa trasparente, ha un odore un po' forte, ma non, a noi importa il risultato finale. Quindi io ora vado a farne cadere un po' dentro la testa.
può bastare. E per far sì che la colla si sposti all'interno della testa, di tutta la testa, invece di usare uno stecchino, userò questo metallo che ho piegato in due perché, essendo flessibile, mi permette di andare a raggiungere, gli angoli più lontani della testa. La colla praticamente diventa un tutù con la lana che è rimasta dentro. E essendo una testa questa particolare, come dicevo, con questa forma uncino io riesco ad arrivare bene anche nelle zone in cui c'è qualche scalino. E che con uno stecchino, cioè con una cosa rigida, non riuscirei a toccare. Invece devo fissare bene bene tutti i capelli, anche questi qua, dalle orecchie. Così la fronte. Quindi così ci arrivo. Con uno stuzzicadenti non ci sarei riuscita. In questo modo riesco a spalmare bene anche la colla, perché deve proprio diventare un impastone praticamente con la lana, ma anche con i capelli che si comprano per fare questo genere di lavoro, che è una cosa che sono capelli sintetici. Fino ai tempi, dietro le orecchie, proprio per essere sicura che i capelli non scappino dalla testa e io possa poi sistemarli al meglio. Io giro ancora un po', raddrizzo un po' il mio ferretto. Come vedete, proprio devo impastare e vado ad aggiungere ancora un po' di colla, proprio per essere sicura che una volta fatta questa operazione potrò mettere ad asciugare la testa per una nottata, 24 ore, così, ma meno di 24 ore. E domani mattina sarà già verificabile il lavoro di tenuta e si può dire i capelli potranno anche essere pettinati, cosa che adesso assolutamente non si può fare, non fatelo, non pettinate i capelli appena li avete infilati nella testa senza la colla perché sennò vengono fuori. Ora, chiaramente io non devo riempire tutta la testa, io devo essere solo sicura che la colla vada esattamente a toccare le ciocche di capelli con filato. Mi riprendo il mio strumentino improvvisato ma efficace. Sicuramente meglio dello stuzzicadenti, meglio di qualsiasi matita o altro che non può incurvarsi, quindi non può toccare tutta la superficie interna della testa, proprio per via delle curve, degli sfossamenti, eccetera. Quando avrò la certezza che sono riuscita a raggiungere più o meno tutti i
gli spazi che devo incollare all'interno. A quel punto il lavoro sarà finito, toglierò questo cerotto, questo nastro adesivo di carta che adesso mi serve solo per proteggere la faccia della bambola. E la metterò ad asciugare sfruttando anche il calore del termosifone che in questo periodo è ancora chiaramente acceso. Questa operazione è abbastanza importante perché va a fissare tutto il lavorone, diciamo, che non dovrebbe, ecco, si auspica una persona che l'ha fatto che non vada perso. Ma sarebbe assurdo veramente passare diciamo tempistiche per un rerouting fatto bene di questo genere, ma direi un pomeriggio con le debite pause. Io oggi non ho fatto solo questo, certo mi ci sono dedicata indubbiamente, ma fatto anche altro. Infatti adesso la luce è quella che è perché non è più proprio giorno, sono le 7:30 di sera e sto per mettere appunto la testa ad asciugare. Domani mattina sarà pronta e ci vedremo per un aggiornamento. Intanto io sento già all'interno della testa il Bostik si sta, come dire, solidificando, potrebbe essere anche il calore della mia mano, non sono sicura, ma io continuo comunque a un po' rimestare perché voglio essere sicura che una volta fatto questo i capelli non si staccheranno assolutamente. Sarebbe un guaio. Mettiamo ancora un goccio di Bostik. Bostik, ma qualunque colla trasparente universale va bene, anche qualunque altra colla. Andrà benissimo. Vedete perché ho messo il nastro adesivo? Perché non voglio che fuoriesca e sporchi la faccia. Perché poi rimuoverla è problematico, insomma. Più che sufficiente. Ok. Giro. Non spingetela troppo fuori, non è mai capitato che la colla fuoriesca dalla testa verso l'esterno, non dovrebbe assolutamente succedere. Voi fate comunque questo tipo di lavoro, muovetevi come vedete che sto facendo io, come sto facendo io, vedrete che non, la colla rimarrà solo all'interno della testa. Come peraltro già avviene in fase di fabbricazione. Le bambole hanno tutte colle nella testa.
Io non vado verso veloce perché voglio, non voglio annoiarvi. Se voglio fare questo video, mi prendo il tempo che occorre. Voi potete semmai stoppare la visione intanto, e poi ci si rivede domani per vedere il risultato finale. Finale. Probabilmente proverò a pettinare i capelli e a piastrarli, cioè dare una passata di piastra per capelli umani a una temperatura, diciamo, non elevata, insomma, per vedere di stirarli un pochettino e dargli una forma un po' più compiuta. Deve essere veramente una follia, sembra una palla più che una testa, una palla pelosa. C'è chi fa questo il rerouting prima del repainting, c'è chi fa solo rerouting e non repainting, c'è chi, insomma, diciamo che una volta che io infilo la testa già con i capelli cambiati nel corpo cui appartiene, non la estraggo più. Devo essere infatti sicura di aver fatto un lavoro più che corretto, proprio perché non mi va di rischiare di rompere poi il collo al corpo della bambola, al torso della bambola, perché non ho voglia di cercare poi pezzi di ricambio. Già nelle vecchie bambole è difficile trovare gambe non rotte, di quelle che si piegano, soprattutto le prime. Ecco, quindi io direi che è stata proprio impastata per bene. L'odore è sgradevole, nel senso che il bozzico è molto forte. Ed ecco qui, poi adesso a questo punto lascio che la colla faccia il suo lavoro e mi vada a fissare bene bene tutto il lavoro fatto. Vedete, il fatto di usare questo tipo di attrezzo improvvisato che è flessibile permette proprio di raggiungere i lati più remoti della testa e spostare quindi la colla in maniera corretta per fermare bene bene tutte le ciocche, le orecchie, la fronte. Sono punti strategici, tra l'altro, perché sono molto in vista, qualunque sia l'acconciatura che poi la bambola avrà. Se verrà acconciata. Ecco, io direi che piego un attimo e mi accerto di averlo fatto bene anche nella nuca. Direi di sì. Vedo che la forma è quella, quindi non posso non averla raggiunta. Io consiglio sicuramente di usare uno strumento flessibile come questo. Questo cos'è? Tra l'altro mi sembra, sì, questo qui è ottone. Io passo dalle cose in ottone alle cose di lana. Veramente bizzarro. Ecco, adesso
faccio questa cosa. Devo accertarmi di, innanzitutto tolgo questo nastro che ora non serve più e pian piano con un, vediamo un po', manico di un pennello vado a togliere l'eccesso di colla che non mi serve in questo punto dove il box stick sta già asciugando, è bello trasparente, quindi non darà problemi. Per quello dico è molto, secondo me è utile usare questo come tipo di adesivo, però tutti queste colle con questa caratteristica vanno bene. La testa è pulita. Anche se verrà nascosta è sempre meglio che comunque non ci siano i masulli di colla che hanno problemi poi per infilare la testa nella sua sede, cioè nel corpo. Avete visto come prende sulla plastica? È impressionante. Malgrado ciò, diciamo la colla rimane elastica, quindi consente di eliminare qualche residuetto. Che proprio non serve, potrebbe saltare fuori dalla testa. Senza riuscire magari poi a toglierla con le pinze, quindi ecco, io direi che qui adesso deve asciugare. Rimetto via il bisturino. E domani adesso vado a posizionare questa capoccia, questa testona sul termosifone e domani mattina sarà asciutta. Ci rivediamo domani. Ciao!